offriamo noi al nostro turista? Cosa offriamo? Non possiamo offrire nulla, di conseguenza dobbiamo cambiare passo, dobbiamo ridare dignità alla nostra provincia, dobbiamo ridare dignità alle persone che vivono nella nostra provincia, dobbiamo ridare dignità a noi, tutto quello che ci è stato tolto in tanti anni di curare il proprio territorio, il proprio voto, di curare, perché lo dobbiamo dire, ci sono stati politici, ci sono state persone, che si sono creati un sistema clientelare. Quello che vi chiedo è cioè votate realmente con convinzione, con coscienza e con coerenza, votate quella persona che vi risponde al telefono. Io adesso ho la fortuna di poter rappresentare ed essere seduta in consiglio, e quello che vedo dei miei consiglieri, almeno parlo della mia lista, io vedo Vincenzo, vedo Lanfranco, vedo l'assessore, cioè noi siamo sempre lì pronti a rispondere, a dare voce al cittadino. Siamo la mattina in giro e vedo Lanfranco che manda la foto della buca, vedo il dottor Cipolletti che ci segnala le liste d'attesa che sono aumentate. Noi dobbiamo garantire che la sanità deve essere accessibile a tutti quanti, dobbiamo poter garantire che la sanità, se domani mattina c'è un problema, c'è una difficoltà o c'è un intervento, non può essere procrastinato perché non c'è l'anestesista, perché si è evaso un concorso. Di conseguenza ciò non è più tollerabile. Io vorrei che realmente gli ideali dove sono cresciuta, cioè l'uguaglianza, la possibilità di avere una società pulita, legale e giusta per tutti, ma così anche la sanità e anche la scuola sia garantita. Questo è quello per cui io sto cercando di metterci la faccia. Chi mi conosce sa che cosa abbiamo combinato negli anni passati, facendo gli scioperi della fame, mettendoci la faccia, veramente non mangiando giorni e giorni, o chi mi ha accompagnato nella precedente avventura come candidato sindaco. Noi ci siamo trovati a fare un esposto al Ruzzo, ma a distanza di 6 anni nessuno ci ha mai chiamato, neanche per chiederci oh, come mai ce l'ha mandato questo esposto. Però io sono qui per denunciare tutto quello che non va bene e voglio metterci la faccia e l'impegno. Io vi ringrazio, non vi voglio rubare altro tempo, vi ringrazio.